Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo viaggio su FIFA 17. Questa che state vedendo è la mia formazione, non ho fatto quasi nessuno spacchettamento a parte quelli che c'erano già in stock, possiamo dire, quindi non ho giocatori iperpotenti, non ho assolutamente nulla. Questa qui è la mia formazione, 74 di valutazione, 72 di intesa e quindi andiamo subito a scoprire il nostro primo avversario di FIFA 17. Ed eccolo qua ragazzi con un bel 4-3-3, un'intesa che fa ancora più schifo della mia. Ed eccoci qua. Magari sicuramente l'angolazione, trofeo guadagnato. Questa qui è proprio la primissima partita ragazzi che vi porto qua online. E quindi vediamo subito di fare qualcosa di diverso. Se non ho la palla non posso mettere in pausa, quindi prendete la palla. Io vi invito ragazzi giù nei commenti a suggerirmi chiaramente una formation. Non capisco nulla raga. Vai passaggino filtrante dall'altra. Corri, corri maledetto, corri. Non ho nemmeno cambiato i tasti. Vai passaggino filtrante. Arca vacca. Vara quello, ma l'hanno distrutto. E l'arbitro non fa nulla. Andiamo bene. Andiamo proprio bene. Allora, mi serve la palla e devo cambiare angolazione. Oh là. Ditemi se vi trovate meglio anche voi con questa visual. Ma mi auguro. Un cartellino però, eh. Dai, è giallo. E che cavolo, vuoi che mi distrugga subito tutti i giocatori? Non ne ho, ragazzi, poi di riserva. Cioè, ho lo schifo più totale. Col tondo. Ok. Io invece facevo i cross col tondo e tiravo col quadrato. Io ero abituato così e mi sono dimenticato. Però va bene. Va bene, raga. Porca vacca, questo lo ariamo. Mi era lui. No! Vai! E scappiamo. Passaggino filtrante. Passaggino dall'altra. Passaggino tutto di prima. Vai, passa dall'altra. Oh. Vai, corri! Porca vacca! Angolo! Porca vacca ogni volta, oh! No! Che cavolo di tasti! No! Gol! Io ragazzi, sotto nei commenti voglio che mi scriviate una formazione magari base che può girare un attimo con quali giocatori. Non è importante, ragazzi, fatela voi, a vostra completa immaginazione. Una squadra che non costi tantissimo, anche perché non ho crediti, non ho assolutamente nulla, quindi magari con calma, col tempo riuscirò a farmela. Però una cosa veramente base. Chiaramente, ditemi come vi sembra il gioco e soprattutto quando, grande Buffon, fare un bello spacchettamento, perché adesso magari non c'è assolutamente nulla. Sì, vabbè, oh. Non c'è. Porca vacca. Il tondo allora qua l'ha scivolato. Una volta non era un altro tasto. Grande Buffon. Sì, quando fare appunto gli spacchettamenti perché vorrei fare subito lo spacchettamento più enorme che si sia mai visto su FIFA 17. Ma un po' di fortuna con un rimpallo, no, eh? Cioè, ancora adesso? Ai! Dove va? Al nemico. Grandissimo, vai. Andiamo, raga. Andiamo. Passaggino! Corri! Che sei tranquillo, Park Sung! Era morto il mio personaggio poi. Io stavo guardando anche dalle minimappa se c'era qualcuno. No! No! Maledetto! No, adesso. È morto? Ha fatto il gol ed è morto! Recuperiamo palla. Andiamo in mezzo. Dall'altra. Questi passaggi filtranti mi piacciono assai, raga, eh. Andiamo in mezzo. Boom! Potevo passarla sulla sinistra, c'era quell'altro. C'era quell'altro sulla sinistra, raga.
è possibile. Quello lo vedevo già dentro, guardalo, guardalo. Che piattello che ha tirato, una mozzarella ha fatto. E tondo. Vai di... Vai di testa, sì. Quello va a vuoto anche. Basta. Se non segna veramente... Dove cavolo voglio andare io? Con sta palla! Porca vacca, troppo centrale! Doveva andarlo su quell'altro giocatore. Vai raga, subito su. Con il mega rinvio. Grandissima provata! Grandissima provata! Dai, la prima partita in assoluto persa. Però devo dire che le azioni ci sono state. Che non si sono concretizzate. Cioè, i suoi giocatori quando segnano muoiono. Che poi, cioè, è stato un autogol mio. Un bel 2-0 così. Beh, l'importante è che anch'io ho segnato. Ha segnato un mio giocatore, raga. Quindi, cioè, dai, oh. Trovarsi nel momento sbagliato nelle cose più assurde del mondo. Ma va bene. Almeno ho segnato anch'io. E così si conclude la prima partita di FIFA 17. Non c'è dubbio che devo assolutamente migliorare. Mi ci vuole almeno un centrocampista che sappia un attimino manovrare un po' la zona. E chiaramente è un gioco completamente nuovo, ragazzi, diverso chiaramente dal 16. Quindi giù nei commenti, come al solito, ragazzi, come vi ho detto durante la partita, suggeritemi giocatori magari da inserire chiaramente in una formazione, da farla girare al meglio. Non è importante la formazione, non ho preferenze, faccio decidere a voi. Spero che il video vi sia piaciuto, ditemi appunto cosa ne pensate di questo nuovo FIFA. E che dire, ragazzi, da Beastard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.